Ben ritrovati con informazioni di Milano Pavia News, edizione giorno. In apertura torneremo ad occuparci del caso di Anastasia Ronchi, la sedicenne scomparsa una settimana fa dalla zona Montemaino di Pavia. Le ricerche sono tornate a concentrarsi proprio in Lombardia e poi c'è attesa a livello politico per il dibattito in consiglio regionale sul delicato tema del raddoppio della Milano-Mortara, attesa da tempo. E torneremo ad occuparci di un altro caso di cronaca, questo giudiziario, il voto di scambio a Voghera. È stato rinviato il processo per l'ex assessore Miracche per 5 elettori. E c'è apprensione, come dicevamo in apertura, per Anastasia Ronchi, la minorenne scomparsa poco più di una settimana fa da Pavia. Le ricerche, dopo un breve passaggio in Toscana, sono tornate a concentrarsi in queste ore proprio in Lombardia. Ancora nessuna novità su Anastasia Ronchi, la sedicenne scomparsa mercoledì 13 dicembre da Montemaino, zona della frazione Mirabello di Pavia. In un primo momento le ricerche si erano spostate in Toscana, mentre ora tornano nel nord Italia. La ragazza era stata avvistata presso la stazione di Pavia il giorno della scomparsa. Non aveva con sé né telefono né soldi. Le ricerche si erano spostate in un primo momento a Viareggio, dove risiede la famiglia. Questo perché dal 14 dicembre, giorno seguente alla scomparsa, erano arrivate segnalazioni di avvistamenti nella zona centrale della città toscana. A rafforzare l'ipotesi del viaggio ci sarebbero le segnalazioni successive all'avvistamento di Pavia. La prima la vedeva a Binasco, a pochi chilometri dalla stazione di partenza. La seconda alla stazione di Genova, dove avrebbe preso successivamente il treno per Viareggio. La mamma della ragazza ha raccontato a chi l'ha visto che la giovane ha problemi polmonari. Per questo motivo deve prendere quotidianamente farmaci, che verosimilmente non ha con sé. I genitori, oltre ad essere preoccupati perché non sanno dove si trova la figlia e con chi, lo sono anche per la sua salute. Gli amici toscani affermano che la sedicenne non si troverebbe nella regione. A loro parere, se la ragazza fosse stata davvero in zona, si sarebbe fatta viva. Uno di loro, Paul, sostiene che la ragazza si troverebbe tra Monza e Milano. Le ricerche, dunque, sembrerebbero essersi spostate nuovamente al nord. Cambiamo decisamente argomento. I problemi numerosi del tratto ferroviario Milano-Mortara al centro del dibattito in Consiglio regionale. Andiamo a collegarci dal nostro Stefano Galimberti con un ordine del giorno che potrebbe dare una svolta per finanziare un'opera attesa da tantissimi anni. Stefano. Sì Mario, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. C'è da dire che l'ordine del giorno presentato dai consiglieri regionali del Partito Democratico è prima di tutto un atto politico, e cioè il tentativo è quello di andare a stanare i consiglieri regionali di centrodestra che provengono dalla provincia di Milano, in particolare dai comuni della tratta Milano-Mortara o comunque di quel territorio, per spingerli a votare un impegno formale per la giunta di Attilio Fontana, appunto per poi andare a finanziare il raddoppio. Questo perché, come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, al di là di quelli che sono stati i problemi sulla linea con la giornata del 12 dicembre, che ha visto treni bloccati per ore ad Abbiate Grasso, sono venute fuori poi i conti finali dell'opera, che sono arrivati a 280 milioni e che hanno posto due problemi. Da una parte il fatto che i fondi PNRR, cioè 120 milioni, non sono quindi neanche lontanamente sufficienti per realizzare il raddoppio, dall'altra il fatto che le tempistiche ormai strette, mancano in questo momento 2 anni e 3 mesi alla quella che dovrebbe essere la chiusura dei lavori e all'apertura del raddoppio, fanno temere sempre di più che anche i 120 milioni provenienti dall'Europa poi alla fine non saranno utilizzabili. Da qui l'ordine del giorno per impegnare di fatto Regione Lombardia e di conseguenza anche il Ministero dei Trasporti a finanziare quest'opera, per cui le opposizioni parlano di impossibilità di un finanziamento con i fondi europei. Ma se la regia è d'accordo, possiamo sentire anche le dichiarazioni del consigliere regionale PD Pietro Bussolati su questo argomento.
Milano-Mortara è la linea ferroviaria peggiore in Italia, sicuramente la peggiore in Lombardia, ha un problema di treni fatiscenti e ha un problema di binario unico. Mancano 7 km per portare la linea doppia tra Albairate ed Abbiategrasso, è un impegno che Regione si era presa col Ministero dei Trasporti di finanziarlo con i fondi del PNRR, è notizia delle ultime settimane dopo un'interrogazione mia e del consigliere Negri per chiedere fosse finito questo progetto, che probabilmente non si riusciranno a usare i fondi del PNRR per questo progetto perché ci sono degli extra costi e durerà tanto. Allora in questo bilancio stiamo chiedendo a tutti i consiglieri del territorio, anche di maggioranza, di votare per un impegno di Regione Lombardia a mettere fondi per fare questi 7 km di linea doppia e risolvere un pochettino la vita dei pendolari che vivono un servizio indecoroso da parte di Trenord con linee ferroviarie non all'altezza in Lombardia. Il caso del voto di scambio che ha riguardato le ultime elezioni amministrative a Voghera, perché ci sono delle novità. Allora andiamo a collegarci subito con il nostro Ermanno Bidone. Ermanno, a te la linea. Sì, buongiorno Mario, buongiorno anche ai telespettatori. Si è a distanza di oltre 3 anni dalle elezioni di Voghera, quando secondo la Procura di Pavia si sarebbero verificati casi di voti di scambio, iniziano a chiarirsi alcune posizioni, in particolare una donna, un'elettrice di 65 anni, nel corso dell'udienza preliminare ha patteggiato una pena di 4 mesi di carcere con una pena sospesa per aver ricevuto, pare, 3.000 euro dall'ex assessore Francesca Miracca. Durante l'udienza che precede il dibattimento, appunto, che è stato rinviato al mese di giugno, la donna ha spiegato al giudice di aver ricevuto quella somma, in effetti perché in difficoltà economica, ma soltanto per un rapporto di amicizia che la legava all'ormai ex assessore Miracca, accusata con altre 6 persone, tra cui appunto questa donna che ha patteggiato, di corruzione elettorale, accuse che sono sempre state rispedite al mittente da Miracca. Secondo la tesi della Procura di Pavia, che ha avviato le indagini dopo un esposto da parte di una donna di Voghera, Assunta Onorato, anche lei indagata, nelle settimane precedenti le elezioni amministrative del 2020, Miracca avrebbe distribuito denaro e pacchi alimentari a persone in difficoltà, oltre a promettere varie cose, fra cui posti di lavoro, lo sblocco di permessi edilizi e lavori nel campo Sinti alle porte della città. Soltanto alcuni dei 21 delle 21 persone che avevano sottoscritto questo esposto però sono state poi formalmente accusate di corruzione elettorale, 7 persone in totale, oltre a Miracca, Assunta Onorato e alla donna di 65 anni che appunto ha appena patteggiato questa pena di 4 mesi, altri 4 fra elettori e elettrici, che dunque affronteranno il dibattimento al via all'inizio della prossima estate. Per ora è tutto e ti restituisco la linea. Grazie, grazie Ermanno Bidone. A Milano invece, dove il pressing dei cittadini ha sortito gli effetti sperati, in via Salomone i lavori di riqualificazione partiranno con l'inizio del prossimo anno. Le richieste di cittadine e cittadini del Municipio 4 sul fronte mobilità sono state accolte dal Comune di Milano e da febbraio partiranno i lavori di riqualifica di via Salomone. Con un importo complessivo di 1,2 milioni di euro, i lavori interesseranno dunque tutta la via, prevedendo una nuova rotatoria all'incrocio con via Norico, attraversamenti pedonali rialzati, una nuova pista ciclabile e isole di traffico per separare le corsie e dare uno spazio di sicurezza ai pedoni. I residenti da tempo hanno manifestato disagio e preoccupazione per la scarsa sicurezza della via in termini di flussi di traffico e per l'attraversamento continuo anche di mezzi pesanti. Il progetto prevede anche il rifacimento delle fermate del trasporto pubblico, un nuovo impianto semaforico in piazza Ovidio e il potenziamento di tutta l'illuminazione. Nel dettaglio, davanti alla chiesa sarà riservato uno spazio più ampio per i pedoni, con un nuovo attraversamento rialzato di fronte al parco Guido Galli. Sarà realizzato anche un itinerario ciclabile da piazza Ovidio a via Bonfadini, in parte con vista ciclabile protetta e in parte con limitazione di velocità. Su piazza Ovidio, da via Regolo a via Dalmazia,
e poi lungo via Salomone sul lato opposto al parco fino a via Cassia, sarà in sede protetta. Da via Cassia fino a via Bonfadini proseguirà in percorso promiscuo. Da via Cassia a piazza Ovidio la sosta sarà solo su un lato opposto alla ciclabile. La cronaca adesso con il blitz della Guardia di Finanza di Pavia, che ha sequestrato 120.000 capi di abbigliamento in falso cashmere e seta che erano venduti proprio sul territorio provinciale. Per tutti i dettagli andiamo a collegarci ancora con il nostro Ermanno Bidone. Ermanno. Eh sì Mario, è proprio così, come dicevi, 120.000 capi di abbigliamento e accessori che erano stati dichiarati essere composti in filati di pregio come cashmere e seta, ma che poi in realtà erano stati realizzati con tessuti sintetici di qualità ben inferiore, originando così una frode commerciale che avrebbe procurato un ingiusto profitto di oltre 1 milione di euro. L'operazione, che è scattata in provincia di Pavia da parte dei militari delle Fiamme Gialle di Pavia, è nata dall'osservazione di alcuni capi esposti in alcuni negozi della provincia, che appunto riportavano in etichetta una composizione in questi materiali pregiati, appunto cashmere e seta. Sono stati avviati degli accertamenti tecnici effettuati in un laboratorio specializzato, che hanno evidenziato la non conformità di quanto indicato. I militari sono dunque risaliti alla filiera che aveva portato in questi negozi questi prodotti, hanno individuato il deposito del fornitore alla Chiarella, dove in collaborazione con i colleghi della compagnia di Melegnano hanno proceduto al controllo della merce stoccata, individuando così l'ingente quantitativo di merce con false indicazioni merceologiche, sia qualitative che di origine e provenienza. Tra la merce trovata in questo magazzino anche migliaia di guanti in similpelle prodotti in Cina, ma che riportavano la dicitura prodotto appunto made in Italy, prodotto in Italia. Il titolare dell'azienda coinvolta è stato quindi denunciato alla procura di Pavia per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. Per ora è tutto e ti restituisco la linea, Mario. Grazie, grazie Ermanno Bidone. Cambiamo decisamente argomento, torniamo ad occuparci dello spandimento fanghi in agricoltura, un argomento che continua a dividere soprattutto dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, nella quale è stato ribadito che i comuni non hanno competenza per decidere in materia di spandimento di fanghi in agricoltura, per gli enti locali rimane complicato affrontare i problemi e le proteste che spesso derivano proprio dagli spandimenti. La fascia di rispetto, di fatto, resta limitata a 100 metri dai centri abitati, come disciplinato dall'attuale normativa regionale. Per i piccoli comuni, però, risulta spesso difficile effettuare i controlli necessari, così come è stato sottolineato nel corso di un incontro sul tema in provincia. Noi come comuni, piccoli comuni, abbiamo qualche difficoltà a farsi carico di questi controlli perché molto spesso abbiamo un tecnico comunale presente solo qualche ora. Ecco. Però ci sono cose che ritengo che i comuni con un po' di buona volontà possano fare. Per esempio i controlli delle bolle d'accompagnamento e la rispondenza della ditta se è iscritta all'albo nazionale degli spanditori, e l'altra cosa verificare se quel fango, quel gesso, quel compost viene distribuito sul terreno, sul mappale indicato nella documentazione. Queste sono cose che l'amministrazione può fare. Dal Pavese alla Lomellina sono state diverse anche in queste ultime settimane le segnalazioni dei cittadini legate proprio allo spandimento dei fanghi sui terreni agricoli. I comuni però non possono far altro che sanzionare le violazioni accertate delle norme regionali, sia per i fanghi che per i gessi. Il fatto che l'anno prossimo la normativa vada tutto nel discorso orso, osservatorio, se da un lato vuole, ha un aspetto negativo, positivo, molto positivo, per quanto riguarda i piccoli comuni la vedo negativa, perché il piccolo comune non ha il personale per seguire giornalmente l'evoluzione della cosa. Era meglio ricevere la comunicazione 10 giorni prima e sapere tra 10 giorni inizia la distribuzione. Comunque questi incontri sono positivi e spero che ce ne siano altri.
A Corsico adesso con le nostre notizie, dove la gestione dei preziosi fondi del PNRR avverrà grazie ad una sinergia al controllo della Guardia di Finanza. In che modo? Ce lo spiega il nostro Stefano Galimberti. Stefano. Sì Mario, si basa su un accordo tra il comando provinciale della Guardia di Finanza che è arrivato questa mattina in comune a Corsico, guidato dal generale Francesco Mazzotta, e che è un accordo che la Guardia di Finanza ha già sottoscritto con altri 15 comuni della provincia. È previsto per il prossimo anno appunto un incontro, un meeting appunto tra le Fiamme Gialle e tutti i comuni che fanno parte dell'accordo. La scelta dei comuni è stata fatta in base chiaramente al numero di abitanti e quindi quelli che sono ritenuti dalla Guardia di Finanza i comuni più importanti e quindi dove verosimilmente sono finiti anche la maggior parte dei fondi del PNRR o comunque dove gare d'appalto più grandi potrebbero attirare maggiormente dei malintenzionati. Infatti tutto questo accordo si basa su uno scambio di informazioni tra le Fiamme Gialle e i comuni e viceversa, e soprattutto anche con la formazione del personale che appunto lavora all'interno dei municipi nel portare avanti poi le pratiche per accedere ai fondi, poi per gestirli e quindi per affidare i lavori che ne conseguono. Un accordo per cui il sindaco di Corsico Stefano Ventura ringrazia la Guardia di Finanza in generale per oggi e in particolare per oggi e più in generale poi per tutta la sinergia che soprattutto nei comuni del sud Milano per motivi chiaramente noti c'è con tutte le forze dell'ordine. Un accordo quindi che è stato sottoscritto questa mattina in municipio, come dicevamo, ma cui non è escluso che ne seguano altri, sempre con altri comuni della provincia di Milano. La linea può tornare a te, Mario. Grazie Stefano, cambiamo decisamente argomento e torniamo ad occuparci del nuovo stadio dell'Inter col progetto che guarda a Rozzano, e la società ha deciso di coinvolgere i tifosi attraverso un sondaggio per capire il loro pensiero. L'Inter schiaccia forte sull'acceleratore che porta verso il suo nuovo stadio a Rozzano. Un viaggio che però non verrà fatto in solitaria perché, proprio come avevano fatto i cugini rossoneri nelle scorse settimane, il club nero-azzurro ha deciso di chiedere una mano a chi sostiene da sempre i suoi colori. Da martedì pomeriggio, infatti, sul sito della società è stato lanciato un sondaggio che coinvolgerà l'intera comunità dei nero-azzurri per sondare la realizzazione del nuovo impianto a Rozzano. Diversi i temi che verranno affrontati in vari capitoli, il primo dei quali è la viabilità, forse uno dei tasti più delicati per quanto riguarda il nuovo impianto, vista la localizzazione dello stadio, a poca distanza dal casello autostradale dell'A7, dalla tangenziale e dal forum di Assago. Ma anche la presenza, obbligatoria per legge, di un numero sufficiente di vigili a dirigere il traffico in occasione delle partite potrebbe essere un problema, come ha più volte sottolineato il sindaco di Milano Beppe Sala, che ancora non vuole considerare chiusa la partita per San Siro. Non so di quanti vigili disponga Rozzano, ha più volte affermato il primo cittadino milanese, ma come fa a schierarne 100 in occasione delle partite? Critiche a parte, però, l'Inter non demorde e rilancia dunque online il suo progetto che, spiega ancora la società di Viale della Liberazione, è curato dallo studio internazionale Populos e prevede la costruzione di un impianto moderno, sostenibile, accessibile, immerso nel verde e dotato di aree di ristoro, negozi e servizi. Nello specifico, lo stadio avrà una capienza di 70.000 posti, mentre al suo esterno saranno realizzati una cittadella dello sport e spazi di accoglienza per i tifosi e per tutte le persone che frequenteranno il distretto, in continuità con il parco circostante e fruibili per 365 giorni all'anno. Al momento l'Inter non ha acquistato l'area in questione, ma detiene solamente un'esclusiva valida fino ad aprile 2024. Per questo le cose, oggi ancora molto sfocate, potrebbero cominciare ad avere contorni ben più definiti già nei prossimi mesi. A Magenta adesso, dove invece prosegue la battaglia del PD contro il piano di governo del territorio, in particolare il documento di piano.
Non si arrende il Partito Democratico di Magenta che in consiglio comunale e anche fuori continua la sua battaglia contro il documento di piano approvato dalla maggioranza in consiglio. È ora ritenuto il perno e un'anticipazione di quello che sarà il nuovo piano di governo del territorio di Magenta, su cui il principale partito di opposizione ha le sue riserve che continua a esprimere anche a seguito dell'approvazione del documento. Il recupero della nuova CETA, l'abbiamo detto, ridurre i posti per i pendolari rispetto al documento di piano precedente lo riteniamo errato, e soprattutto non viene prevista una velostazione. Secondo il Partito Democratico, in particolare, i parcheggi dell'area Nuova CETA diminuiranno e saranno allontanati dalla stazione, una posizione già sollevata anche da Silvia Minardi e da Progetto Magenta, ciò su cui il PD continua a spingere. Però la parte residenziale dello sviluppo della Magenta del futuro, sotto la lente di ingrandimento, finisce la possibilità di realizzare edifici residenziali nella parte nord della città e più in particolare oltre la statale 11. Noi abbiamo votato contro la proposta, contro il documento di piano proposto dalla maggioranza, perché crediamo che gli ambiti di trasformazione previsti da questo documento, le destinazioni e tutto quello in gran parte porti a una città dormitorio senza servizi e soprattutto per pochi, perché costruire nuove case su suolo libero oggi significa costruire case che si possono permettere solo alcune persone, tagliando fuori molti giovani, giovani lavoratori, fragilità e soprattutto rischiando di alimentare una dinamica di città dormitorio perché poi mancano i servizi. Quindi quello che abbiamo chiesto è sostanzialmente di introdurre laddove ci sono interventi residenziali o ridurli o comunque introdurre della parte di housing sociale, e dall'altro lato crediamo che alcuni interventi come quello di prevedere un grande parco oltre la statale vicino alla giardineria sia un intervento che non è a servizio della collettività. Natale si avvicina, allora andiamo a vedere il presepe allestito a Cornale. Un presepe di Natale che racchiude tutti gli elementi della natura, raffigurato in chiave moderna e ben visibile nel cortile della sua abitazione, in via Garibaldi, a Cornale e Bastida. È quello realizzato dal settantenne Maurizio Sartori, che in paese è diventato ormai un'istituzione. Chiunque voglia o passi lì davanti per caso può venire a visitare il suo presepe, che contiene gli elementi di acqua, terra, fuoco e aria, tutti divisi per zone. Dai mulini a vento al fiume Giordano, dove è stato battezzato Gesù Cristo, ai bivacchi dei pastori e al lavoro di un pizzaiolo, da cui fuoriesce anche il fumo. Sono solo alcuni degli elementi che spiccano in un presepe che, come dice Sartori, è stato ideato per emozionare, soprattutto i bambini. Siamo andati a trovarlo e ammirare la sua opera, alla quale si dedica ormai da diversi anni, costruita con oggetti trovati in casa. La sua abitazione, in questi giorni che precedono l'arrivo del Natale, è infatti meta di curiosi e appassionati. L'ho costruito dopo che, diciamo, è mancata la mamma, avevo un po' più di tempo e ho deciso di farlo fuori perché in casa non avrei potuto metterci tutto quello che voglio io, quindi acqua, aria, fuoco, eccetera. Il presepe di Sartori sono quindi rappresentati tutti i lavori e paesaggi con acqua, terra, fuoco e aria. La sua opera è pensata quindi per attirare l'attenzione degli spettatori, senza essere la pretesa di uno specchio fedele della realtà. La zona dell'acqua, che comporta mulini ad acqua, il fiume Giordano dove è stato battezzato Gesù, il monte Hermon da dove nasce il fiume Giordano, il Mar Morto dove confluisce il fiume Giordano. Poi c'è la zona fuoco, che è caratterizzata dai bivacchi dei pastori, che naturalmente hanno il fuoco per poter sia scaldarsi che cucinare. Poi c'è la zona terra, che è rappresentata dai pastori, dai greggi che ci sono, dalle mucche dai lavoratori che ci lavorano. Inoltre c'è la zona aria, che
dove ci sono tutti i mulini a vento che ho messo giù, gli alberi che stormiscono le loro fronde, i panni stesi ad asciugare che sventolano, e così, questo è tutto secondo me. È tutto con questa notizia, non ci sono altri aggiornamenti. Adesso il meteo, vi ricordo che noi ritorniamo come sempre con la nostra informazione dalle 19 con l'edizione Milano.